Si salvi chi può, come diceva la mia ex. Che c'entra quello che diceva tua moglie? Cosa facciamo con le boschi? Eh? Oh, già, le boschi. Beh, non vedo... perché? Qual è il problema? Il problema è che... come sarebbe a dire qual è il problema? Non abbiamo... Non c'è! Cioè, ammazzeranno quella povera donna, capisci? Ma che stai dicendo, Vaneggi? Quella povera donna, quella povera troia, vuoi dire, si è rapita da sola, l'hai detto. Oh, la miseria, ho detto solo che pensavo che l'avesse fatto lei, sei tu che ne sei così sicuro. Proprio così, sicuro al 100%. C'è il calendario delle prossime partite. Donny, chiudi quella foto. Quando giochiamo? Questo sabato, Quintana sabato. E... Beh, dovranno spostare. Walter, che cosa diciamo alle boschi? Gliel'avevo detto, quell'imbecille della Lega. Chi è responsabile del calendario? Walter. Burkhalter. Gliel'ho detto mille volte a quel crucco del cazzo che non gioco di sabato. Walter. Il programma è a fisso. Lo disaffiggano, porca puttana. Ma che se ne frega del calendario? Uccideranno quella povera donna, maledizione. Io che cazzo dico, le boschi? Pianta, la Drugo si stancherà del gioco prima o poi e tornerà a casa dal maritino. Sì, Come mai non giochi di sabato? Schommer Shabbos. E che significa? Sì, e nel frattempo, che cazzo dico, le ora boschi? Ti spiego, Donny. Shabbos è il giorno di riposo ebraico. Vuol dire che non lavoro e non... Non guido la macchina, non vado in giro in macchina, non tocco i soldi, non accendo il forno e di sicuro non gioco a bowling! Ehi... Shomer Shabbos! Walter, allora io come sono faccio? Un osservatore del sabato! Basta, porca puttana, me ne vado! Falla finita, Drugo! 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 Ah, aspetta! Digli semplicemente che abbiamo consegnato il malloppo, che tutto è andato per il meglio, no? Ah già, com'è andata? Benissimo, ho mancato solo Walter, un po' la macchina. Noi non l'abbiamo fatta la consegna, porca puttana. Quelli soldi non li hanno avuti. E adesso sai che faranno? Uccideranno quella povera donna. Uccideranno quella povera donna. Senti Walter, ma se non puoi andare in macchina, come fai a muoverti il sabato? Drugo, sai che mi sorprendi? Quelli non ammazzeranno nessuno, non faranno niente. Ma che possono fare, stupidi dilettanti? Ma intanto guarda i fatti. Chi è seduto su un milione di fottutissimi dollari? Walter. Noi abbiamo milioni di dollari che ci aspettano nel portabagagli della mia macchina. La tua macchina, in Walter? Mano, le mie mutande sporche. La mia biancheria. Mamma mia. Di un po'. Dov'è la macchina? Chi ha le tue mutande sporche? Dov'è la tua macchina? Non lo sai, Walter. Era parcheggiata in un posto riservato agli invalidi. L'avranno portata via. Lo sai benissimo che è stata rubata. È senz'altro una possibilità, Drugo. Ah, vaffanculo. Dove vai, Drugo? Me ne vado a casa. Il telefono sta squillando. Sì, grazie, Donny.